e sentiamo l'inno di Mamet. Si è concluso l'inno di Mameli, adesso i preparativi dovrebbero essere praticamente alla conclusione. Allora adesso Marco Ciaramitaro, chilogrammi 50 e 800 contro Giuseppe Laganà, 50 e 800, sono entrambi della catena di Cotena, della società di Cotena e Oliva, Sipro. L'arbitro è il signor Renato Mosella, i giudici i signori Randaccio, Bianco e Montagnini. L'osservatore della Federazione Pugilistica Italiana è il signor Reininger e il medico della riunione è il dottor Telese. Ecco che tutti i non addetti ai lavori, diciamo, scendono dal ring e restano soltanto sì. I due pugili. Questo è il bello del pugile, o meglio il brutto, che prima ci sono tutti, che ne hai vicini tutti, che tutti danno i consigli e poi se ne vanno tutti e rimani da solo contro il tuo avversario alla pari con lui. Ebbè Nino, sì. Tu hai sostenuto sì, tanti certo. E tanti incontri, oltre 200 tra dilettanti sì, e professionisti, sì. Anche di più forse. Certo. E sì, quindi 220. Allora vediamo 220, 220, vabbè. E quindi una carriera che non si può imitare, almeno in Italia. No, ma, no, ma si anche può nel imitare, mondo. Io spero che si faccia ancora meglio di questo, anche perché voi li avete visti tutti questi combattimenti e le belle vittorie anche. E io vorrei vederli da altri campioni che salgano sul ring e mi facciano godere il pugilato, perché lo amo e mi piace moltissimo. Intanto Ciaramitaro, 34 anni, i pantaloncini neri di record, 17 vittorie, 9 sconfitte, 7 pareggi, 8 KO, vittorie per KO. Ciaramitaro e il suo avversario Giuseppe Laganà. Eccolo qui, salutato dal pubblico. 31 anni Laganà, pantaloncini bianchi rossi. I pantaloncini sono gialli e le ha cambiati all'ultimo momento, gialli e blu. E a 14 match, 7 vinti, 1 pareggiato e 6 persi. Praticamente con Ciaramitaro già c'è stato un primo incontro, l'ha vinto appunto Ciaramitaro per KO tecnico. Adesso stasera vediamo. Però mi sembra che Laganà sia più agguerrito. Non lo so se qualche colpo... È partito decisamente veloce, diciamo. Sì. Ciaramitaro gira a destra e a sinistra, cerca di disorientare l'avversario che ha preso il centro del ring, si muove molto sul tronco, Laganà. Laganà è più fermo, raccolto, È più raccolto, invece Ciaramitaro cerca di muoversi, di confondere l'avversario anche col suo spostarsi delle braccia. Vanno a vuoto i due avversari. Però ha risposto bene Laganà. Sì, Ciaramitaro adesso anche lui si è piantato bene con i piedi sul ring. Deve alzare il braccio sinistro perché lo tiene troppo basso e arriva anche questo consiglio anche dall'angolo. Ci sono troppi pugili che spesso... Sì, è vero Nino, che dal basso in alto, bello. Difatti è proprio Laganà che... Sì, sto vedendo che Laganà non è quello dell'altra volta. Si deve essere preparato bene, sì, perché gli deve aver fatto male quella sconfitta. Sì, Laganà ha portato un bellissimo destro e che si prepara a riportare. L'ha capito, Ciaramitaro e si è spostato per tempo, anche se il pugno non era partito. Laganà è ancora andato a segno. Sì. È andato a segno ancora per l'ennesima volta. Ciaramitaro ha fatto il passo indietro, ma il sinistro deve essere arrivato. Ma mi sembra di vedere Laganà più tranquillo, più fermo, più composto, la sua guardia bella stretta. Ciaramitaro come al solito con le braccia che svolazzanti un po', porta dei colpi improvvisi. Certo, 10 riprese sono tante, per cui bisogna vedere pure, sono pugili che sono oltre i 30 anni, per cui c'è chi può tendere
a carburare un po' più tardi? Sicuramente questo. Si incrociano, un bel destro poi Ciaramitaro, però ha portato un bellissimo colpo. Ciaramitaro ha fatto un'azione da manuale. Bellissimo proprio, poi c'è stata la reazione di Laganà. Sì, Laganà ha portato i colpi come lui, solo che è riuscito meglio Ciaramitaro l'azione. E adesso no, invece, Laganà che è andato a segno. Ciaramitaro ha visto se... Oh, che bei colpi! Si è guardato, si tocca l'arcata sulla sua maniglia, ha paura di essere... Tomasetti ci farà vedere qualche cosa, certamente. È chiaro, chiaro, quello figlio del replay di Napoli. Mentre le immagini sono assicurate appunto dall'Eterna 1 di Pescara. Termina la prima ripresa. Allora, adesso andiamo ad ascoltare Ciaramitaro. Ciaramitaro. Sì. Vediamo un po'. Oh, ecco, la canà sembra più raccolto. Aviri, continui da su dall'azione, non arrestare per super colpa. Di colpa su, sinistro, boom, boom, sinistro e destro. Un astare con sinistro basso. Indio tenno sinistro basso. Indio no, è finale. Un locale, ma quello di Ciaramitaro. Sinistro basso. Fai un bassetto laterale, boom, e l'incroci con destro, metti subito questo calcio sinistro. Ne colpo a colpo, o lavori o ti stacchi. A colpo devi lavorare, altrimenti ti stacchi subito, un basso indietro. Incrocia a destra e calcio sinistro, ok? Devi essere sicuro, non stare fermo lì. E non tenere le braccia a basso. Ma non sta fermo. Ecco, ma io ho voluto proprio ascoltare l'angolo di Ciaramitaro, perché è quello che ha portato il colpo più bello in assoluto però del primo round. Certo. Però la Ganà aveva dato un'impressione però di più tranquillità, solidità. Assolutamente. E allora ho voluto sentire l'angolo che cosa consigliava e che cosa ha consigliato, abbiamo sentito, a Ciaramitaro. Infatti, di portare i colpi da vicino o andarsene. C'è un richiamo per che cosa? Non abbiamo capito. È stato richiamato perché alla fine della ripresa, al fine del round, ha portato un colpo, ha dato un colpo a Laganà che a mio avviso poteva essere un saluto. Sì, con il dorso del guantone. Ecco. Sì. Comunque poi si sono capiti entrambi i pugili. Tomasetti ci farà rivedere sicuramente e puntualmente al termine del round. Oppla! Vediamo, niente. Sono comunque arrivati i due colpi. Sì, ma infatti è rimasto un sono arrivati i due sconcertato, colpi e Laganà sconcertato. Mi è sembrato accusare come... Eppure adesso. Ancora. È due, Laganà. Un altro adesso ha preso... Sì. Però reagisce Laganà. Belli gli scambi. Anche bello Laganà pure in questa occasione. Risponde. Si prevede un bel incontro. I due pugili non ci stanno assolutamente. E beh, c'è oltre il sano agonismo forse anche un po' di ruggine in seguito al primo match. Sì, Laganà non vuole saperne di perdere questo incontro. È sinistro. Ma il sinistro di Ciaramitaro è arrivato perfetto. È arrivato adesso proprio sulla mascella di Laganà. L'arbitro Mosella ha controllato il leggero taglio. Si è fermato, si è girato, dovrebbe aver preso una testata a giudizio di Laganà. Si è girato, però ha sbagliato. Si è fermato, lui ha dato un colpo con la testa, involontario se vuoi. Ma lui non doveva, perlomeno quando ha visto che l'altro si era fermato. Certo, sono momenti in cui non si può decidere immediatamente di fermarsi perché il colpo è già partito e arriva naturalmente. Ecco qui il medico Telese che sta controllando primo piano, offertoci. Vediamo, adesso vedremo se potrà continuare, sì, decisamente. Certo è che però questo episodio ha fatto un po', credo, arrabbiare la Ganà. Adesso vediamo se però deve restare lucido, non si deve... Sì, ha reagito con veemenza, con aggressiva voglia di rifarsi. C'è un taglio Ciaramitaro, ha preso due colpi durissimi. Anche se risponde durissimo, però con un destro sempre preciso. Il destro di Ciaramitaro arriva bello preciso. Eh sì,
ha più fantasia, diciamo, sì, piuttosto ai colpi solidi e robusti di Laganà. Laganà però è più robusto, più forte, più compatto, e i suoi colpi arrivano con altrettanta potenza. Quelli di Ceramitaro più imprevedibili per la sua imprevedibile. Bella azione, bella ripresa questa, in cui l'agonismo. Certo, cari telespettatori, stiamo assistendo a dei bellissimi combattimenti, e questo è un combattimento che, in quanto ad aggressività e a colpi, non manca. Ma guardate Ceramitaro che irride un po' l'avversario, c'ha un sorrisetto beffardo. E un'altra, ha sentito qualche altro colpo poco corretto. Laganà che va a chiedere consigli. Certo, sono dei scambi veramente violenti quelli che si scambiano i due pugili in questo combattimento, però, in questa ripresa. Sì, Nino, io ti dico una cosa, che forse Laganà è un po' fragile psicologicamente, questo mi dà questa impressione. Sì. Si lamenta subito se subisce qualcosa che non va. Ci deve essere un qualcosa, forse un timore. Sì, probabilmente gli manca quella convinzione nel carattere per sostenere un combattimento così duro. I pugili non si sono nemmeno salutati. Ceramitaro invece ha guardato verso di noi e ci ha strizzato l'occhiolino, ci ha fatto l'occhiolino. Sì. Vediamo. Ma a volte gli occhiolini si fa vedere. Pure perché si deve. Ecco. Andiamo a sentire. Guarda, eccolo qua. Sì, ha fatto bene allora da ammonirlo. E guardate la reazione, bravissimi Tomassetti, i replay di Napoli. E sentiamo l'angolo di Laganà. Qua non ti preoccupare che si toglie. Quello che abbiamo fatto agli spogliatoi. Non avere paura della fine. Qualche colpo, non è niente. Non ti devi fermare, hai capito? Ormai è tuo l'incontro. Stai esagerando un po' il tuo incontro, insomma, non credo. Sì. Certo che il combattimento è spettacolare. Sì, e lo vediamo queste fasi. Con questi scambi di colpi che sono veramente violenti. E sono tanti. E se ne sono andati soltanto 6 minuti dei 30 di combattimento previsti, perché l'incontro è previsto sulle 10 riprese, è bene ricordarlo. E allora per questo che i 34-31 anni probabilmente non soffrono della fatica. Ceramitaro ha molta vasellina sull'arcata sopraccigliare per far scivolare i colpi dell'avversario. Certamente è pericoloso, però che le vada dentro all'occhio potrebbe essere anche brutto, perché si è stato un colpo di striscio che gli è arrivato alla prima ripresa, una visione chiara. Si è toccato l'arcata per vedere, ma nel momento non sembrava che gli uscisse il sangue. Eccoli qui i pugili, è un attimo di studio, anche una fase di riposo ci vuole, perché Ceramitaro indietreggia e Laganà invece attacca, cerca un momento per entrare, e mentre Ceramitaro, scusa se ti ho interrotto, ma parte un bellissimo calcio sinistro di Laganà. Cerca va vuoto però Ceramitaro, che è riuscito ad evitare un colpo che sarebbe stato veramente pesante a ricevere. È riuscito ad evitarlo e stava anche per scivolare di brutto, cioè poteva mettere anche il piede in una posizione sbagliata. Gli è andata bene in tutti i sensi, ma bello sinistro di Laganà. Ancora i colpi di Laganà. Sì, con destro. Ceramitaro indietreggia e aspetta il momento favorevole. È chiaro, perché Ceramitaro c'ha questi colpi improvvisi che sono bellissimi. Eccolo qui, Laganà si muove un po' sul tronco per non offrire un bersaglio mobile a Ceramitaro, che ne approfitterebbe. Ceramitaro gira. Attento, aspetta il momento. Sì, Laganà lascia l'iniziativa all'avversario. Attacca, segue. La sua azione è un destro bellissimo. Stavolta accusato sopra e sotto. Però ancora Ceramitaro che irride ai colpi del Laganà. E bella, questo l'ha sentito. Bella prestazione di Laganà, Bello anche il destro di Ceramitaro. E bene. Dice che va tutto bene, lo dice ad alcuni spettatori.
Difatti risponde, replica immediatamente all'azione di Laganà. Sì. Ceramitaro non è da meno. Però del Laganà, suo avversario. Guardate, bravissimo Laganà, bello. Insiste. Laganà. Però eccolo, però in questo momento avanzava rischiando perché andava scoperto pure però incontro agli incontri dai punti sì, dell'avversario. È molto veloce Ceramitaro a sottrarsi dalle azioni del suo avversario. Laganà ha guardato brutto Ceramitaro, c'è della ruggine sicuramente tra i due pugili. Evidentemente. E adesso sentiamo Ceramitaro. Sentiamo Ceramitaro. Cerca a fare un passettino indietro, quando lo attacca? Passettino indietro e sposti la grana, capito? No? Alla canale. E non accettava fare la battaglia perché rischi, invece di portare due colpi e te ne vai, capito? No? Due colpi e te ne vai. Quando te ne vai, non andare via a braccia basse. Questo invece fai un passo al break, un passo indietro, non tre passi avanti. Ma voi come siamo okay. Marco, belle queste azioni. Tu devi avere, devi prendere l'iniziativa, me ne frega un cazzo di vincere quel capo quello che cazzo vuoi. L'iniziativa, non devi prendere colpi nudi. Quando parte due colpi e te ne vai, stai vincendo due, capito no? Se ti metti a fare invece a scambi, ti dica cazzo inutili. Prendere colpi nudi. Beh, mi sembra che lui stia ben adottando la tattica consigliata lì dall'angolo, dagli uomini dell'angolo. E ritorni ancora. Che noi siamo sempre un po' ridurre le terminologie, ma poi l'angolo Ceramitaro consigliano quello che sanno essere le sue peculiari qualità di pugile attento e molto molto svelto, molto veloce a sottrarsi dai colpi. Gira molto bene Ceramitaro che però adesso va a cercare un po' la lotta, va a cercare un po' la lotta. Sì, queste cose la Ganà non le deve fare anche quando si trova sulle corde a fermarsi così. Comunque devo dire bravissimo l'arbitro ad aver notato nella prima, al termine della prima ripresa quel gesto di Ceramitaro e poi ad averlo ammonito, è stato veramente bravo, sì. Perché certi atteggiamenti vanno comunque puniti. Assolutamente. Ma adesso parliamo di box perché ne abbiamo vista bella, insomma, di body, almeno agonisticamente un bello incontro anche questo. Laganà attacca piano piano col suo diretto sinistro e sull'attacco di Ceramitaro mette dei colpi che Ceramitaro con la guardia stretta riesce a bloccare. E Ceramitaro, però Ceramitaro se li va a prendere però i colpi. Eccolo! Ecco. Lo ha pizzicato. No. Ma lo conta, è chiaro, sì. Lo ha pizzicato, lui si lamenta. Lui ha sentito il colpo dietro la testa, invece è arrivato proprio di fronte. Lo vedremo. Lo ha pizzicato benissimo. Sì. Ed ecco che torna al centro del ring e questo psicologicamente potrebbe... Per Ceramitaro questa è una iniezione di energie. È chiaro, mentre per Laganà, che io dicevo prima psicologicamente più fragile dell'avversario, sì. Anche se non in modo proprio deciso, bello questo incrociarsi dei colpi. Per Laganà potrebbe essere un colpo non soltanto che ha subito, ma anche psicologicamente significativo. Ecco, beh, il bene. Sinistro di Laganà riesce a tenerlo a distanza. Tocca ancora di sinistro, soffre un pochino Ceramitaro che reagisce, la sua grande esperienza, però vedete quello che ha fatto. Riesce a portarsi fuori misura. Si porta fuori però, anche se leggermente scorretto. Sì, ma certamente Ceramitaro ha un po' di scorrettezze, ma diciamo che sono veniali come scorrettezze. Chiaro, chiaro. Quelle scorrettezze che si possono fare sì. Senza incorrere. Di esperienza, grande esperienza. Perfetto, perfetto. Gira sulla sinistra, sulla destra, fa sorrisi, sorride all'arbitro. Sì, mi sembra un po' in trance agonistica. È un atteggiamento che cerca di demoralizzare l'avversario. Sì, di trasmettere fiducia, sì. Fa vedere di essere in grande spolvero a chi poi lo deve anche giudicare, anche se poi è soltanto arbitro il signor Mosella, i giudici sono Randaccio, Bianco e Montagnini. È sempre accusa, a lui la Ganà accusa, ma sente lui questo colpo perché non si è visto. Vero mio? Ma certo, gli scambi di colpi sono molti e notevoli. Adesso il ritmo del combattimento è elevatissimo. Adesso vedremo se poi al termine della ripresa andremo a sentire l'angolo di Laganà. Sì. Eccolo là, Laganà. Adesso. Per te com'è andata Nino questa ripresa? A parte anche il sì. Conteggio. Io devo dire che al di là del punteggio, il conteggio è stato giusto e Ceramitaro si è guadagnato la ripresa.
perché il conteggio determina moltissimo e molti colpi di Ciaramitaro sono arrivati a segni molto più precisi. Ecco, sentiamolo. Vai! È l'angolo di Alagana questo. Non devi sicuro che lui si carica, non si deve casare. Ricordi, devi tirare gancio sinistro, tira quello che stesso vuoi, lo devi attaccare, quel destro più deciso, quando punti sinistro lo devi chiudere, lui gira troppo, taglia la strada ed entra, è inutile che aspetti sempre, lo devi sempre anticipare, ok? Tutto quello che hai. La quinta, sei già a metà. Sì, quello che tu hai notato di Laganà, mancanza di grande carattere, è chiaro, perché è quello le manca un attimo e non lo supporta per quelle che sono anche le sue qualità buone. C'è un timore reverenziale, sì, nei confronti di dell'avversario di Ciaramitaro. C'è qualche cosa e che... poi ecco una cosa, ha chiesto quanto manca, che ripresa stiamo, sì. Quindi sì, nemmeno insomma è un po' pure lui, non è proprio bello lucido, combatte bene, insomma è fresco ancora, è logico insomma su questo piano, però qualcosa dentro di lui, nella sua mente, lo rende inferiore a Ciaramitaro. Per Ciaramitaro lo vediamo dai suoi atteggiamenti, dalle sue smorfie, è uno che gli ride di tutto e anche della fatica. Buono. Scambio bellissimo. Ed è Ciaramitaro in questo momento che ha la meglio però. Sì, la ganaccia al centro del ring, ha preso il centro del ring, quindi diciamo che lui ha preso teoricamente l'iniziativa, però Ciaramitaro girando trova il momento per colpire soprattutto con il sinistro. Ecco, certo, lì è partito col destro, sinistro, è molto più mobile Ciaramitaro e per questo ne ha un grande vantaggio nonostante i 34 anni, non dimentichiamolo, quindi ha una grandissima preparazione sicuramente. D'altronde anche la gana, bello sto destro, doppio destro. E come tiene i colpi, perché ha incassato tre destri Ciaramitaro e non ha battuto ciglio. Anche la gana è ben preparato, l'abbiamo sentito all'angolo quando dicevano ma tu sei preparato bene, quindi non devi tenere la distanza. Ma certo Ciaramitaro sta dando un esempio, sì, anche di longevità sportiva e con questi bello, due bei colpi destro-sinistro, sì. Reagisce la gana, adesso è lui che si lamenta, però è vero perché ha chiesto scusa la gana, quantomeno ci ha dato questa impressione, però la gana, sì, ha chiesto proprio col guantone involontaria, sì, tipico atteggiamento appunto di quando uno porta un colpo non corretto, cerca di tagliargli la strada la gana, bello, è così deve fare ancora. Soltanto che... infatti io ho detto circa però, perché poi non gli riesce sempre. Perché Ciaramitaro scambia direzione all'ultimo momento. Riesce a invertire la marcia, la direzione. Ho notato che sorride un po' meno Ciaramitaro, si fa più serio, quindi evidentemente comincia a sentire leggermente la fatica. Deve pensare anche all'avversario che è di fronte e a osservarlo attentamente. Cosa che ecco, sta facendo. Il suo risetto torna leggermente, ma anche la Ganà adesso un atteggiamento, allarga le braccia, però parte troppo da lontano con quel sinistro, rischia che se Ciaramitaro rientra. Mancanza di sicurezza quella. E ecco, adesso sentiamo l'angolo di Ciaramitaro, sì, di Ciaramitaro, che dovrebbe essere un vantaggio di punti. Un po' avanti, sì. Almeno secondo quello che vediamo noi da qui, sì, poi ci sono i giudici. Ma sentiamo l'angolo di Ciaramitaro. Fermi sulle gambe e l'incrocio. L'hai fatto una volta sola. Lo devi fare più spesso. Ogni tanto però cambia. Destro e gancio sinistro. Ok? Non fare a battaglia. Sono fiato che sprechi inutilmente. E colpi che prendi in uscita. Devi essere più veloce a uscire. Muoviti su questo cazzo di tronco. Muoviti su questo tronco. Non stare fermo. Sei imparato lì. Muoviti su questo tronco. Sono due cugini che pur avendo l'età oltre i 30 anni stanno approfondendo sul ring una grande quantità di colpi, veramente sono preparati, anzi preparatissimi. Tanto ecco, questo era il colpo arrivato un po' dietro la nuca, ma non era per colpa di Laganà. Intanto Laganà, mentre vedevamo il bellissimo replay, aveva dei segni un po' di nervosismo all'angolo, con le gambe le muoveva, insomma già aveva da scaricare qualcosa di nervoso, e
dicevano l'angolo di Ciaramitaro, devi essere più mobile sul tronco. Sì, è vero, però già così gli può bastare a Ciaramitaro, sì, se conserva questo ritmo. Loro naturalmente cercano di fargli fare quello che lui bello, è più bravo. All'angolo Ciaramitaro, vediamo come reagisce. Ha subito qui. Qui ha subito l'aggressività del Laganà, che è riuscito a colpirlo. E adesso è proprio Laganà che sta facendo il ritmo. Dobbiamo dire, sì, dobbiamo dire Lignano, che siamo entrati nella sesta ripresa, quindi nella seconda metà dell'incontro. Bellissimi colpi di Laganà. Sì. Questa è una ripresa che va a vantaggio col destro Ciaramitaro, ma ancora un bel sinistro. Laganà sta facendo la cosa migliore in questo round. Sì, decisamente il suo miglior round. Vediamo se un attimo di stanca di Ciaramitaro oppure sono ancora i colpi di Laganà che arrivano. Eh sì, in questa ripresa dovrebbe aver sentito un po', dovrebbe aver sentito, lo conta. Se ne è accorto l'arbitro. Ciaramitaro nella ripresa precedente aveva dato il meglio, probabilmente in questa altra ripresa invece Laganà si spostava perché non riusciva a vedere il volto di Ciaramitaro, e allora ha guardato gli uomini del proprio angolo come per dire: ma come sta? Ecco, io stavo osservando questo mentre tu parlavi, e gli hanno detto: vai dentro. È quello che sta facendo proprio. Ciaramitaro, momento difficilissimo, scoperto nettamente, non deve fare a botte, deve guadagnare tempo. Secondo me Ciaramitaro invece vuole reagire ma i colpi di Laganà sono stati precisi, dei colpi anche al corpo, che porta un risponde destro d'acchitto, bene bello sinistro Ciaramitaro, però destro d'acchitto replica immediatamente Laganà, sì, con un sinistro. La battaglia si fa bella, ottimi questi colpi al corpo di Laganà, che i colpi al corpo non sono facili da portare quando sei stanco. Adesso vediamo se Ciaramitaro l'ha recuperato e se Laganà ha ancora le forze dell'inizio della ripresa, dove è partito veramente in modo eccezionale per lui. Sì, beh, questa ripresa è a vantaggio di Laganà, a meno di chissà che cosa. Beh, chiaro, può accadere tutto, mancano ancora 25 secondi. Sì, perché fino a questo momento veramente Laganà ha dato il meglio, anzi direi il meglio di tutto il combattimento. Sì, ha iniziato benissimo questa ripresa, proprio colpi belli, forti, solidi. Continua ad attaccare. E ritmo impressionante ha avuto. Ciaramitaro cerca di difendersi, deve replicando. Deve recuperare. Subisce un destro, bellissimo, portato dalla Laganà. Io sentirei ancora l'angolo di Ciaramitaro, perché Ciaramitaro adesso è in difficoltà. Vediamo. Fino dall'altra parte. Deve girare, subisce un altro colpo, ormai manca poco. Certo. Una ripresa chiara per Laganà. Vedete come si lancia sulla Ciaramitaro, sul sedio, si è proprio caduto. Sentiamolo. Finalmente, chi se lascia il nome, non è un gatto. Però cazzo, tu non vuoi fare. Hai visto che finisce, perché colpire e spostarti. Non devi colpire e rimani davanti a lui, perché dopo sta la reazione sua, capito? No. Tu colpisci e rimani davanti a lui, sì. E ci sta la reazione e prendi il soffio. Beh, devi certo colpire. Quello che è successo indietro, come lui viene, si trasforma. Alza il suo sinistro perché gli spacchi di più, capito? Aumenta un po' sta cazzo di velocità, via Marco, via l'orgoglio, tu ne devi venire. E quelli è finta, quale cazzo, tu ne hai cazzo solo, te la mucciate. Via, fora Mike Cugino. Mi chiama l'orgoglio del pugile. Sì, vediamo se in questo minuto ha recuperato, perché si è lasciato andare sul seggiolino, sì, proprio esausto. Ma chissà, forse ha ripreso le sue energie e inizia bene con un diretto sinistro, però. Sì, si sono incrociati i due colpi, con, però. Il colpo di Laganà dall'altra parte. Eccolo qui, adesso richiama l'angolo, è troppo vaselina proprio sul, sì, sotto l'arcata sopraccigliare. È pericoloso perché può entrare nell'occhio. È chiaro. Spesso all'angolo non si, sì, fa tanto caso, anzi si esagera proprio per 10 secondi di respiro in più che anche sono serviti certamente a Ciaramitaro più che a Laganà. Ciaramitaro gira adesso sulla sua
prima sinistra e poi sulla sua destra, torna a girare sulla sinistra, cerca di non offrire questo bersaglio fisso alla Ganà, che sta fermo adesso. Bello il colpo di Ciaramitaro. Ciaramitaro, ricordiamo, i calzoncini neri e la Ganà gialli. Bravo Nino, perché noi diamo per scontato che se il pubblico si sia sintonizzato su Resport Satellite dall'inizio dell'incontro, e quindi magari è invece giusto ricordarlo ogni tanto. Ciaramitaro, che ha già battuto la Ganà per KO tecnico, ma che sta soffrendo in questo incontro. Sì, in questa settima ripresa, che è molto più cauta, molto più calma di quanto sia stata quella precedente. Bel sinistro, ha piegato le gambe. Reazione pronta. Sì. Ciaramitaro ha portato un bellissimo gancio sinistro. Lo vedremo dopo. Ha piegato le gambe. Risponde replica immediatamente alla Ganà. La Ganà ha acquistato anche un po' di fiducia. Sì, nella prima parte, verso diciamo la metà del match, la quinta ripresa, la Ganà un po' rilassato. Sì. E che invece ha ritrovato nella sesta ripresa, e adesso direi che continua ancora nella. Ciaramitaro adesso punzecchia più spesso con quel sinistro l'avversario, cioè nel senso lo tiene un po' leggermente a distanza. Ma ho notato che la Ganà risparmia le energie, cioè va avanti, ma non spreca colpi. Adesso aspetta pure lui l'attimo per colpire. Eccolo lì, è partito. Ecco, bello il gancio sinistro dal basso che ha colpito in pieno Ciaramitaro. Cioè, mentre prima andava più all'attacco con più colpi. Sì, quella sesta ripresa è stata per la Ganà proprio un exploit. Adesso guardatelo, avanza, guarda l'avversario, occhi lucidi, va a destra, schiva bene però Ciaramitaro. Ciaramitaro però che sta sempre vicino alle corde, cioè lasciando il centro del ring all'avversario. È sempre la Ganà che attacca. Sì, tutto l'incontro così è stato, anche se Ciaramitaro in prima ripresa ha portato dei bellissimi colpi. Sì. Ciaramitaro ancora in calzoncini neri che indietreggia, la Ganà lo cerca, lo porta alle corde, porta un destro parzialmente e ancora un altro destro, è arrivato fuori bersaglio. Ormai mancano pochi secondi al termine questa ripresa, questo è arrivato. E Ciaramitaro non sorride più, è arrivato, adesso cerca di lavorare un po' al corpo. È andato a vuoto il sinistro, ma il destro è arrivato a segno. Sì. Non trattenere Ciaramitaro, dice l'arbitro. E ormai suona il gong, vediamo se la Ganà riesce a portare l'ultimo colpo. Ciaramitaro è andato a vuoto e si incrocia, bellissimo questo destro. Ciaramitaro. È suo quel destro bellissimo che è arrivato a segno. E poi viene richiamato verbalmente sempre dall'arbitro. Ormai il gong sta suonando, ecco. E fino alla settima ripresa Ciaramitaro porta il colpo, ma un colpetto. È arrivato Ciaramitaro. E andiamo a sentire la Ganà. Però la Ganà ha dato il meglio durante l'arco dei tre minuti. Perché non continua? Vai là, pensi. A destra. La testa, guardano tutti preoccupati l'angolo di Ciaramitaro. No, perché rischi, mancano 9 minuti. Non te la devi sparare, devi stare solo calmo, ragionare e portare in porta. Quando attacca? Luca. Ti fa male niente, 9 minuti ormai. In strettissimo dialetto. Sei campione di. Dice che gli fa male qualcosa. 9 minuti, 3 riprese, è fatta. Mi fa male le gambe. Poiché parlano in strettissimo dialetto, per lui non è tanto comprensibile. Però ha fatto anche una smorfia, mi fa male, ha detto, ma allora l'altro gli ha detto, ma non ti fa male niente. Sì. Gli ha detto. Sì, non è un grande carattere. Sì, ecco. Sente dolori da tutte le parti, cose non, perché magari sente dolori, ha problemi e magari sta bene. Teme l'avversario, l'esperienza dell'avversario, forse ripensa alla sconfitta dell'incontro precedente, ma assistiamo a questa ottava ripresa. Ricordiamo 10 riprese, Ciaramitaro pantaloncini neri, la Ganà pantaloncini gialli con banda azzurra. E poi sul ring invece, cioè durante il combattimento, i colpi li porta. Male all'angolo. Sì. Ma è un piagnucolone. ogni atleta ha i suoi sue pecche. Sì, piccolissime, insomma, però. L'importante poi che durante il match porti i colpi per lui, dico. Bello, Ciaramitaro bello quel destro portato dal basso. Aveva preso per un attimo il centro del ring, ma poi torna alla sua tattica preferita, oppure è costretto ancora un colpo d'incontro di Ciaramitaro, ma non è andato a segno, o parzialmente è andato a segno. E la Ganà sempre che attacca, e che Ciaramitaro è capace a colpire di rimessa.
è la sua capacità, la sua dote migliore, la sua migliore qualità. La Ganà continua ad attaccare, ad avanzare. Però Nino, secondo me la Ganà deve attaccare con giudizio, perché come l'ha pizzicato prima alla punta del mento, c'è il rischio che possa colpirlo. I suoi attacchi devono essere seguiti dai colpi, perché se attacca soltanto senza portare i colpi rischia di cadere in quelli. Chiaro, di bravo. Ciaramitaro. Opla, eccolo, questo lì, eccolo lì, deve andare sotto Ciaramitaro. L'ha fatto sbarrellare. Niente, niente. Va vuoto, partito troppo da lontano. Sì. Ciaramitaro ha colpito, ma non è riuscito a doppiare il colpo. Adesso, e adesso lo sente l'arbitro, cioè la Ganà ha guardato l'arbitro, un po' preoccupato. Sì, è un momento favorevole per Ciaramitaro. Oh, ed ancora destro. Due colpi di sì, Ciaramitaro che colpi. Segnano il momento importante di questo round. È strano veramente, perché la Ganà, non dico che avesse in pugno Ciaramitaro nelle precedenti due riprese, ma la sesta soprattutto ha fatto una ripresa bellissima. Ciaramitaro sembra tornato un po' il padrone del ring, si è o è, sembra essere diventato, perché non lo è mai stato veramente. Si è ripreso. Adesso ed è lui. La Ganà che rallenta un attimo. L'ultimo. È lento comunque. E adesso. E si lamenta sempre dei colpi dietro, ma si è girato e l'arbitro lo richiama. Cioè la Ganà avanza, è lento nel portare i colpi, ecco, e lui se ne va. Ciaramitaro, hai detto bene, a differenza di qualche ripresa precedente, i suoi colpi sono molto più lenti. Sì, essendo lenti sono più prevedibili. Ciaramitaro soffre un attimo qui all'angolo. Due colpi, cioè, all'angolo, che sono arrivati. Due colpi di Laganà che sono arrivati, Laganà in pantaloncini gialli e Ciaramitaro con quelli neri. Laganà ha guardato il proprio angolo poco fa, cerca conforto, supporto. Ciaramitaro è il campione d'Italia di pesi mosca, che difende il titolo contro Laganà, che in un incontro precedente si è ripreso, aveva già battuto. E sentiamo Ciaramitaro, sì, si è ripreso assolutamente. Devi dare tutto quello che c'hai, non ti metto a condotto. Devi colpire dritto, sposti dentro. Ma è l'ultima. Come stai? Chiedeva se la penultima, deve essere pure nostra. Chiedeva se fosse l'ultima ripresa. La Ganà, invece no, ce ne sono ancora due. È chiaro. Dai, no, però non la nonna e la decima. Non devi poi avere troppe pause. L'incroci, una pausa deve essere di 5-10 secondi al massimo, ma non che stai 30 secondi bubum. Questo per Ciaramitaro. Sì, un po' di grillo. Continuità, prendi tu l'iniziativa, non lui. Quando lo mandi a bordo devi subito colpire, capito o no? Non gli devi girare sul destra, visto che prima ti ha incrociato. Gira la tua destra. Bella, l'attacco di Laganà è arrivato bellissimo destro. Via, Ciaramitaro. Tomassetti ci ha fatto vedere le fasi migliori di questa ripresa. Tomassetti riesce sempre a trovare i momenti clou della ripresa. Ed ecco la nona ripresa, due riprese al termine, 6 minuti di combattimento. Con i due pugili che la Ganà, come al solito, avanza, Ciaramitaro indietreggia e risponde, però è la Ganà che arriva a segno con un bel destro. Risponde subito Ciaramitaro, ma i colpi non sono precisi. Ciaramitaro si lamenta per un colpo subito con la testa dall'avversario. C'è uno scambio. L'arbitro Mosella. Niente di volontario. Sì, l'arbitro Mosella li ha richiamati entrambi, state attenti. Comunque combattimento corretto, c'è stata qualche piccola scorrettezza all'inizio, ma insomma magari ne vedessimo sempre di combattimenti così, almeno dal punto di vista agonistico parlo. Ovviamente. Più vispo, più sveglio Ciaramitaro, che pur indietreggiando riesce a mettere i colpi d'incontro. La Ganà cerca di colpire in attacco, ma non sempre gli riesce, soprattutto perché Ciaramitaro è talmente veloce che riesce a portarci fuori in giro. Torna leggermente a sorridere beffardo Ciaramitaro, che però non sentiva nemmeno i richiami dall'angolo poco fa quando l'arbitro stava parlando con la Ganà. Improvvisi e veloci i colpi di Ciaramitaro. E bisogna stare attenti, perché qui adesso il primo che fa una scorrettezza un po' grave viene ammonito dall'arbitro, secondo me. E questo potrebbe determinare. Ah certo, importante, perché il richiamo equivale a un punto in meno nel round, e quindi quasi quasi si perde la ripresa. E Ciaramitaro
Ciaramitaro mette i colpi con grande velocità, quella che non ha invece Laganà, potente, bello, preciso, ecco, un bel diretto sinistro, sì, lungo. Ha un taglio anche sulla testa, è bello anche questo attacco di Laganà. Ancora Laganà, sì, riesce a mettere dei colpi, ma Ciaramitaro di solito risponde con una grande velocità. Però deve essere stanco Ciaramitaro, più di Laganà, più di Laganà. Perché Laganà sta crescendo nuovamente, probabilmente anche perché l'altro diminuito il ritmo. Perde il ritmo. Eccolo qua, sinistro destro. Sono questi momenti che hai osservato, che perde il ritmo, sì, e Laganà riesce, riesce ad entrare con i suoi colpi. Ecco, adesso che Laganà si muove, però sì, adesso l'ha preso, ma oddio, Ciaramitaro, Ciaramitaro ha sbagliato in pieno. È rimasto fermo. E ha pagato. E ha pagato perché ha risposto subito Laganà. Si è accorto che era un momento favorevole e che bisognava approfittarne. D'altronde uso questo termine improprio, ma fuggire per tutto l'incontro girando sul ring, e beh, è dispendioso anche questo, e Laganà gambe, assolutamente, gambe del genere, insomma. 34 anni Laganà, Ciaramitaro, calzoncini neri, scarpettine rosse, faccia sempre che sorride. Eccolo lì, però attaccato da lontano e ha preso un gran sinistro, è andato a vuoto. È andata a vuoto? Non è bastata. È andata a vuoto invece Laganà. Ah, ecco, appunto, perché ho visto Laganà. No, 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 ero rimasto sorpreso perché io l'ho visto arrivare. Dico, beh, oddio. Perfetto, Laganà è arrivato a segno sull'attacco di Ciaramitaro. È finito anche questo nono round, adesso suonerà la campana. Ma mi sembra, eccolo proprio qui, Laganà che ha avuto la meglio in questo nono round. Beh, ci sta guardando, ha fatto un dino con la testa, però, Andiamo a vedere. Eh beh, sentiamo Laganà. Laganà, sì, perché ha fatto un cenno verso di noi, quindi no con la testa. Ciaramitaro. Ciaramitaro. Prima di buttarsi sulla. Non lo so, non lo so. Tu stavi guardando, Sì, sentiamo Laganà. Avrei potuto interpretarlo, vuol dire. Ne a casa lo stesso, invece di partire col montaggio. Sì, certo, Ciaramitaro è più stanco, senza dubbio. Alla fine di questo nono round è quello che ha speso di più fino a questo momento. Vedo che Laganà è più tranquillo, più sereno, non si lamenta, non ha accusato dolori, forse perché sa che è l'ultimo round e poi alla fine è finito tutto. Alla fine del round è finito tutto, vediamo. Ultimi 3 minuti di lotta, di battaglia, Ciaramitaro parte decisissimo prima del suono del gong. C'è qualche fischio del pubblico. Ciaramitaro è di Castelvetrano, mentre Laganà di Reggio Calabria. Adesso l'ha stretto all'angolo, cerca di dare il massimo, cerca, ma Lega ovviamente, Lega che può fare altrimenti? Ed è richiamato dall'arbitro. Laganà, calzoncini gialli, è bello destro, quel destro, destro di Laganà. E ancora momento difficilissimo per Ciaramitaro. Stanco, stanchissimo. Stanchissimo. Ciaramitaro sta soffrendo terribilmente questa fine del combattimento, questo decimo round, per il titolo italiano dei pesi Mosca, del quale lui ne è il detentore. Aveva nascosto, mascherato bene le sue difficoltà a metà match, ma adesso sta venendo fuori ancora un altro sinistro di Laganà. Laganà attacca ed è più fresco. Ha trovato quell'epiglio che abbiamo visto alla sesta ripresa, quando ha messo in grave difficoltà Ciaramitaro. Laganà, lo sfidante, che parte con un bellissimo sinistro, molto spettacolare, poco efficace. Sì, sì, bravo Nino, perché lui, avete visto come ha finito sul tronco, sì, tronco, da sotto, poi è partito malissimo in questa occasione. Sì, questo è andato a vuoto, ed è però Laganà che attacca e Ciaramitaro non trova. Ancora Laganà che... Sì, sì. Va a segno e colpisce, lascia fermo sui talloni Ciaramitaro. Ciaramitaro cerca, secondo me, l'ultimo colpaccio d'incontro, se riesce a prenderlo sul tempo. Ma Laganà che in questo round ha la meglio, e sono due ganci quasi a segno, quasi perfetti. A 70 secondi di tempo Ciaramitaro per trovare il colpo del KO, ma è difficilissimo. Ma è un sempre possibile combattimento, se consideriamo che è una rivincita, sì, della quale il match precedente aveva avuto la meglio proprio Ciaramitaro, calzoncini neri, oggi campione d'Italia di pesi piuma, proprio prima del limite. Poi in questo ultimo round, bellissimo round,
che Laganà ha ritrovato il piglio migliore per mettere alle strette. Eccolo ancora. Un Ciaramitaro che accusa un destro. Oddio, cadono addirittura abbracciati. Sì, certo. Una mossa di catch più che sì, di pugilato. È stato Ciaramitaro che ha abbracciato Laganà e si è lasciato andare. Peccato, peccato, peccato sì, perché insomma in un incontro di pugilato è brutto vedere i due pugili sì, cadere in quel modo. Ma devo dire che Ciaramitaro sta accusando una grave stanchezza. Ma già in due occasioni abbiamo notato si era proprio buttato sul seggiolino. Mancano 15 secondi al termine. Deve forzare Laganà, ma anche se lo mette giù non ci riesce, non ci riuscirà mai. A questo punto sta per suonare il gong. Ciaramitaro stanchissimo. Ci prova, ma è Laganà. È l'ultimo colpo, un bel destro. Finisce con un bellissimo destro. Bel destro veramente quello di Laganà. Vediamo che Laganà è... attacca ancora, cerca ancora qualche colpo che arriva a segno. Questo l'ha sentito pure. L'ha messo sui talloni proprio, come si dice. Proprio l'ha fatto accusare, l'ha fatto sentire il colpo, l'ha fatto accusare. Laganà è stato grandissimo. Entusiasmo vero di Laganà, entusiasmo meno vero di Ciaramitaro che ha calzato il pugno quando ha suonato il gong. Pensate che è una rivincita nella quale il match precedente Ciaramitaro aveva vinto prima del limite e Laganà era finito troppo tecnico. Eh sì, e all'inizio ha sofferto questo fatto psicologico Laganà, che vedremo se verrà un attimo poi al nostro microfono al termine dell'incontro. Vedremo se... Certo, un bel combattimento, per i nostri telespettatori. Sì, che, sì, sì, certamente. In un'ora buona per essere alzati e ad assistere a combattimenti così interessanti. Per poi, un titolo italiano dei pesi mosca tra Ciaramitaro in calzoncini neri e Laganà calzoncini gialli, che hanno dato vita ad un combattimento che stiamo vedendo nelle ultime fasi nel replay di leggermente Tomassetti. Questa è la caduta, l'abbraccio, l'abbraccio. Si sono abbracciati e perso l'equilibrio probabilmente. Ringraziamo Giancarlo Tomassetti che ci fa vedere anche questo. C'è stata una testata di Laganà, poi questo bel destro sulla tempia, diciamo, di Ciaramitaro, e poi deve essere stato un altro sinistro. Vediamo se ce lo fa vedere, no? Un sinistro, non è questa fase, ecco, testata, e poi bel ecco destro, quello sulla tempia. No, il gancio al corpo è stato molto bello. Tanto la grafica ci supporta, i replay di Napoli, lo ripetiamo, l'esterna 1 di Pescara sono le immagini. Finisce il round, finisce il combattimento. E fa l'aeroplanino alla Montella, alla Ronaldo di quando Laganà è felice. Era il numero 10 dell'Inter, ma non 9. Anche Ciaramitaro però ha esultato. Sì, ma era un entusiasmo non vero quello di Ciaramitaro. Però noi vi diciamo, ecco, mentre... Laganà! Ha vinto Laganà! E poteva essere diversamente. E quindi era meno entusiasta però quel gesto di Ciaramitaro, è stato un gesto di... Vediamo se riusciremo ad avere il vincitore Laganà. Sì, stanno dicendo che ce lo faranno. Noi non stiamo sentendo. Oliva! Sì. Oliva! Vieni all'altra zona. Intanto ci raggiunge anche Ciaramitaro. Sentiamo subito Ciaramitaro che poi cosa non andate ci via dice. Perché c'è Sven Paris. È finito stanco, stanchissimo. Sì, Ciaramitaro è stanchissimo, è quello stanco. Che si avvicina alla nostra postazione. Dici qualcosa. Allora, la fantasia all'inizio tutto bene, quel sorriso beffardo, ma poi dalla sesta ripresa in poi che è successo? Intanto arriva anche Laganà. Eccolo qua. Guarda, è stata una preparazione brutta perché mi alleno a Marsala, quindi sono 100 km da dove abito io e mi veniva difficile andare e venire perché il caldo mi impediva un po'. Poi sono arrivato qui al peso e ho trovato la bilancia 2,5 kg avanti. Non so il motivo e come mai. Io a casa pesavo 50,800, sono arrivato qua 52,700. Quindi c'è anche questo che va. Ho dovuto calare ieri sera 2,5 kg. È tremendo, terribile. È tremendo, guardate gli scambi di colpi. Eccolo, stiamo round. Ripetendo gli scambi di colpi. Gli scambi di colpi. La preparazione ci stava, io ero abbastanza preparato. No, sei stato bravo senza dubbio, ma il problema è che non me l'aspettavo così preparato. Sì, sì, sì. E poi c'è stato questo calo fisico terribile. Sono stato l'altro ieri, adesso senza mangiare. Sono arrivato qui,
e pesavo 2,5 kg in più. Calamitaro, ma lei prima, all'inizio del match, guardava il suo avversario un po' beffardo, lo voleva antimorire, aveva vinto il primo match prima del limite, quindi insomma voleva mettergli un po' di soggezione. No, ma io, guarda, non sottovaluto mai nessuno, però la prima volta knockout, adesso per dei punti mi è un po' di... cioè, non mi è successo qualche cosa, ma tu l'hai detto, i 2,5 kg che hai dovuto perdere sono qualche cosa di veramente importante. Difatti la prima parte del match l'hai vinta tu, tu hai perso la parte terminale del match, quindi ma tra l'altro io sono forte fisicamente, sì, a lungo, ecco. Il problema, il vero problema è stato, ecco, attenzione, ripetiamo, quella, c'è quella, stato un gesto, sì, di Laganà, ecco, vediamo adesso, sentiamo un, ecco, attimo Laganà. Ecco, ecco, questo campione. È stato un gesto, è quella la prima ripresa che è stato ammonito Calamitaro perché ha dato un colpetto indietro, sì, era un indietro. Puffetto che forse non, sì, era, sì, con cattiveria, allora. Ma a me no, sì. A me quello che dice lui a me non tanto mi interessa, io mi sono preparato, ero, sì, la no, prima, no, volta, no, lui parla dicendo che ha fatto bene, ma non sta dicendo, no, no, niente, del match, di, no, te, no, soprattutto, no, no, no. Tu di il tuo, che lui non ha detto niente ma di male. Questa, allora, all'inizio io, però quella, sì, la prima sconfitta, sì, contava, ecco, qualcosa, contava perché l'ho pesa per l'inesperienza, se hai capito bene, sì, perché le prime due le avevo vinte anche di 2 punti. Per me questa qua non era una rivincita, era soltanto la continuazione del match di dicembre. Io questo che ho fatto stasera l'avrei fatto semplicemente a dicembre. Io, sì, dico soltanto, e non l'hai cosa, fatto, spero, perché? Non l'hai per fatto inesperienza, perché? Sicuramente io, vabbè, non l'hai fatto, ma c'è sempre qualche cosa che determina il, sì, fare, io, o non fare, ecco, qualcosa. Io lì avevo ricevuto una testata e un pugno dietro la nuca, siccome già a giugno, sempre dell'anno scorso, avevo subito la perdita del titolo italiano col pugile che mi ha preso a testate, perché il pugile mi diceva il mio avversario, scusa, sì, e l'abito non vedeva. Lascia stare quello, diciamo adesso, parliamo di questo match. La parte iniziale del match, sì, tu non sei stato in superiorità. Sì, d'accordo, allora. Io quelli sono i match che ho, l'esperienza, certo, che, ecco, ho. Di fronte avevo un grande pugile di grossa esperienza, sì. Io la tensione, ecco, la sentivo tantissimo. Poi man questo. Mano, man mano ci ho creduto, tutti i miei amici mi hanno aiutato, qui il pubblico ringrazia a tutti, mi sono preso di coraggio e ce l'ho fatta, ho potuto dimostrare che è Peppe Laganà. Va bene, adesso sta per cominciare l'altro incontro, l'ultimo della serata. Laganà, complimenti, speriamo di vederla in un prossimo match con qualche cosa in più, ma con me veramente ha fatto un bel, comunque, match, e complimenti. La parte terminale del combattimento è stata tua, e in crescendo anche, direi. Voglio dedicare la vittoria, sì, a tutti, sì, i miei amici. Grazie, senz'altro. Grazie. Bravo! Bravo! Grazie. Bravo! E adesso possiamo partire.